È stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che avrebbe dovuto rivoluzionare, secondo gli annunci del governo in carica, la pubblica amministrazione. Il testo del decreto legge, così come pubblicato, è stato poco commentato dalla stampa. Questo perché prima della sua approvazione, soprattutto prima della sua pubblicazione, la grande riforma, la rivoluzione della PA è stata comunicata e annunciata in molti modi dal governo in maniera tale da concentrare tutta l'attenzione appunto sulla parte di annuncio e non sulla parte poi del provvedimento effettivo. Prima i 44 punti. Poi il comunicato stampa e la conferenza stampa del ministro Marianna Madia hanno anticipato l'attenzione della stampa e della pubblica opinione su quella che appunto dovrebbe essere stata la rivoluzione della pubblica amministrazione, svilendo poi l'attenzione sul testo pubblicato. L'effetto è stato che tutta la gran parte degli annunci sono rimasti tali, non c'è per esempio nel decreto l'abrogazione di una misura davvero iniqua come la responsabilità oggettiva dell'appaltatore per gli inadempimenti fiscali del subappaltatore e in questo caso quindi l'ha vinta la comunicazione politica che ha concentrato sulla parte di comunicazione appunto e non sulla parte di governo tutta l'attenzione della pubblica opinione. Quello che resta nel decreto legge, se uno andasse a leggere il testo, è ben poca cosa, restano delle misure di manutenzione della pubblica amministrazione, delle misure di aggiornamento, alcune buone, altre dagli effetti piuttosto blandi, ma di sicuro quello che manca è la rivoluzione annunciata. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.